Allora, ragazzi, oggi proseguiamo con le misure di resistenza e in particolare affrontiamo un metodo che ci consente di fare misure di resistenza di piccolo valore. È il metodo della caduta di potenziale. È un metodo, alla fine vedremo, sostanzialmente di tipo voltamperometrico, ma che diciamo, consente, grazie a una serie di accorgimenti, di ottenere delle precisioni più elevate anche su resistenze di piccolo valore. Vi ricordo che abbiamo detto che una resistenza è di piccolo valore quando è infastidita, quando la sua misura è influenzata dalle resistenze di contatto. Quindi vuol dire che mediamente sarà piccola, diciamo sotto all'ohm, ma diciamo anche più piccola, ma soprattutto la vogliamo misurare con elevata precisione. Allora, una resistenza di piccolo valore, per poterci consentire di fare delle misure con un certo livello di accuratezza, ha necessità di essere realizzata a quattro morsetti. Ossia, abbiamo dei morsetti più grossi che prendono il nome di morsetti amperometrici, sono quelli in cui io adduco corrente nella resistenza. Chiamiamo questa resistenza incognita R con X. Questi morsetti, che sono più piccoli nel mio disegno, ma sono anche più piccoli nella realtà, sono i morsetti voltmetrici. Perché più piccoli? Perché il loro obiettivo è quello di, tra questi due morsetti, io faccio la misura di differenza di potenziale. Quindi sono i morsetti che prendono il nome di morsetti voltmetrici. Se io devo fare una misura di differenza di potenziale, è bene che identifico in maniera molto precisa il tratto di resistore tra cui faccio la misura della caduta di tensione. Quindi non possono essere grandi, perché se il morsetto è grande o che la lunghezza, voi sapete che la resistenza è comunque un rho L diviso S, quindi c'è comunque un termine di lunghezza. Se non vado addirittura in alcuni casi, questi morsetti voltmetrici si presentano proprio come dei coltelli che vanno sul conduttore per identificare in maniera precisa porzione di resistenza tra cui fare la misura di differenza di potenziale. Disegno prima il circuito e poi faremo i vari ragionamenti che dovremo effettuare per comprendere questo metodo. Ho una resistenza campione, anch'essa a 4 morsetti. Ho un'alimentazione in continua, variabile in maniera reostatica, nel senso inserendo una resistenza in serie. Poi ho uno strano dispositivo che disegno qui. Questo oggetto prende il nome di invertitore, questo è il simbolo che ci viene suggerito alle norme CEI. L'invertitore non è nient'altro che una manopola che mi fa sì che la corrente in questo circuito vada o in una direzione o nell'altra, quindi inverte il verso della corrente in questo circuito. Ok? Adesso cerchiamo di capire a che ci serve un invertitore, qual è l'idea di aver messo una resistenza campione e poi qui io vi disegno un unico millivolmetro che mi misura la caduta di tensione ai capi di RX o ai capi di RC. Anche questo è qualcosa che dobbiamo spiegarci. Qual è l'idea di base? Che io misuro la caduta di tensione V con X ai capi della resistenza R con X, e questa V con X è R con X per I. La caduta di tensione ai capi della resistenza campione sarà R con C per I.
E nell'ipotesi che le due correnti siano uguali, peraltro i due resistori sono collegati in serie, facendo il rapporto membro a membro di queste due relazioni, la corrente si semplifica e otteniamo Rx uguale V con X su V con C per Rc. Di fatto è come se voi con questa misura di caduta di tensione misuraste la corrente V con C su Rc e la resistenza è pari al prodotto della tensione per la corrente che la attraversa. Allora, facciamoci una serie di domande rispetto a questo circuito. Intanto, perché mai non uso un voltmetro e anziché misurare questa caduta di tensione sulla resistenza, perché non metto un amperometro? Perché non faccio? Qual è il vantaggio di utilizzare una misura indiretta di corrente anziché usare un amperometro? E poi soprattutto perché uso un solo voltmetro e non ne uso due? Guardate, usare un solo voltmetro vuol dire che la misura della caduta di tensione su X e su C non possono essere effettuate in maniera contemporanea, bensì devo fare prima una e poi l'altra. Qual è il problema di mettere in una stessa equazione delle grandezze misurate in momenti diversi? Il mio problema è essere certo che la corrente sia effettivamente la stessa, cioè che nel circuito non siano cambiate le condizioni. Cioè mentre se io misuro la caduta di tensione su R con X e su R con C contemporaneamente, come chi di voi ha fatto la taratura del voltmetro in laboratorio, ha visto che io leggo contemporaneamente V con X e V con C. In quel modo la misura è contemporanea e se ci sono eventuali fluttuazioni della corrente, no, vengono in qualche modo diciamo compensate dal fatto che la misura la faccio contemporaneamente. Quindi usare un solo voltmetro mi appare come una complicazione, nel senso che devo prendere i morsetti e spostarli da Rx a Rc, ma anche mi crea il dubbio, dice: ma la corrente è cambiata? Vabbè, dite voi, io ci metto un bel alimentatore stabile e la corrente non cambia. In un circuito, quando è che la corrente può cambiare? Quando o cambia la tensione o cambia il carico. Allora, voi dovete essere sicuri che in quei pochi, vabbè, dite voi, sono qualche secondo mentre mi stacco da Rx e vado su Rc, però devo essere certo che in quei secondi il carico, quindi anche Rc ed Rx, non sono cambiate. Chi mi garantisce che una resistenza attraversata da una corrente non cambi nel corso di qualche secondo? E beh, dipende da qual è la corrente. Allora, quando voi vedete una resistenza campione, la resistenza campione vi viene venduta con un valore nominale, 1 milioohm, una accuratezza, incertezza o accuracy 0,0, mi pare che quella che usate in laboratorio è al 10 a meno 5, quindi 0,001 per cento, e vi viene dato un valore di corrente, troverete qualcosa tipo 20 ampere. Che vuol dire? Che intende il costruttore quando vi dà il valore massimo di corrente in una resistenza campione? Vi sta dicendo qual è la massima corrente che può passare in questa resistenza senza che questa resistenza non faccia più il suo mestiere. Qual è il mestiere di una resistenza campione? Quello di dare un valore, un millesimo di ohm, con una precisione garantita. Allora, vuol dire che se voi vi tenete con la corrente all'interno di questo circuito, al di sotto di questa corrente, siete certi che Rc sicuramente non cambia. Ok? Rx è un'incognita.
In laboratorio troverete una barretta di rame. Cambia o non cambia? Per capire se cambia una barretta di rame, allora voi dovreste ricordarvi che una resistenza è pari a R0 1 più alfa delta T. Una resistenza di un materiale conduttore ha una legge di variazione della resistenza al variare della temperatura di tipo lineare. Quanto vale questo coefficiente di temperatura nel rame, ad esempio? 3,9 per 10 a meno 3 C a meno 1. Che vuol dire? Vuol dire che per ogni grado la resistenza cambia di 4 milliohm circa. Vuol dire che se io voglio fare una misura di resistenza con una certa accuratezza, cioè con una precisione di 10 a meno 3, 10 a meno 4, 10 a meno, voi farete una misura intorno a 10 a meno 4, abbiamo detto questo è 10 a meno 5, quindi vuol dire che voi dovete essere certi che la temperatura di questo RX non cambi di meno del decimo di grado. Quindi non è una cosa che voi potete controllare, che ne so, toccando la barretta e vedendo se si è riscaldata. Allora, come fate ad essere certi che misurate su RX, poi misurate su RC e la situazione non è cambiata? Il modo migliore per verificare che nulla sia cambiato è misurare nuovamente su RX. Quando ritornate su RX, quindi fate una terza misura, V'X, ancora RXI, confrontate V' con V'X, se queste due misure sono compatibili, vi ricordate che cosa si intende per misure compatibili? Vuol dire che V con X è l'incertezza su V con X, V'X e la sua incertezza hanno almeno un punto in comune. Vuol dire che voi prendete V con X, prendete V'X, fate la differenza e dovete essere certi che la differenza sia contenuta all'interno di questo range. Così siete sicuri che non si è riscaldata troppo. Vediamo adesso a cosa serve aver usato un unico voltmetro, perché questo unico voltmetro ci ha creato un problema. Dobbiamo fare una terza misura di controllo. Quindi una terza misura di controllo comunque ci ha creato dei problemi. Perché non usavo due voltmetri? Perché semplicemente perché vogliamo risparmiare e non darvi due multimetri in laboratorio? Assolutamente no. Allora, il vantaggio di usare un solo voltmetro risiede nel fatto che le due misure, V con X e V con C, risultano essere due misure tra loro correlate. Vi ricordate, quando abbiamo parlato di incertezze di misura, abbiamo detto che la formula di propagazione delle incertezze, diciamo il modo con cui calcolo l'incertezza in misure indirette, si calcola come l'abbiamo calcolato noi, ossia in termini di incertezza uguale radice quadrata della somma delle derivate della grandezza rispetto alle diverse x con i al quadrato per u quadro di x con i, questo solo se le grandezze erano scorrelate, perché al momento in cui le grandezze sono correlate compaiono i termini di doppio prodotto che possono essere positivi o negativi. Vi ho anche fatto qualche esempio che vi faceva capire di come nel caso del rapporto e della differenza, la correlazione può essere utile. Vediamo in questo caso perché fare due misure con lo stesso voltmetro è utile. Allora, noi abbiamo visto che un voltmetro ha una sua curva di errore.
l'avete vista chi ha fatto la taratura o comunque tutti quanti facendo la relazione, vedranno che un voltmetro ha un certo errore in funzione della tensione che viene misurata. Com'è l'andamento di questo errore? Boh, una curva qualunque, ed è una curva con una sua bella fascia di incertezza. Ho degli errori medi e delle variabilità rispetto agli errori medi. Quando voi usate due voltmetri, anche due voltmetri appartenenti allo stesso due voltmetri gemelli, che vi dice il costruttore? Il costruttore vi dice che le curve di errore stanno tutte dentro una certa fascia legata all'accuracy. Quindi voi prendete un voltmetro, c'ha questa curva, ne prendete un altro, c'ha un'altra curva diversa. Sempre dentro questa fascia, ma una curva diversa. Qual è il vantaggio di usare lo stesso voltmetro? Che se voi misurate V con X, l'errore che lo strumento commette è un certo errore, con una certa fascia. Se io misuro V con X e V con X lo misuro con lo stesso voltmetro, ma soprattutto V con C è circa uguale a V con X, se misuro V con C, io non so quanto vale questo scostamento delta, ma so che questo scostamento delta è lo stesso o molto simile sia per V con X che per V con C. Vuol dire che l'unica aleatorietà tra le due misure è legata al fatto che se faccio misure ripetute, due misure diverse possono avere una incertezza puntuale diversa. Ma vediamolo adesso anche matematicamente questo discorso che vi ho fatto. Che intendo matematicamente? Se io in questa ho questa relazione, io non posso scrivere U punto di Rx uguale radice quadrata di U punto quadro di V con X più U punto quadro di V con C più U punto quadro di Rc, perché questa è una formula che vale soltanto per grandezze scorrelate. Come vi ho accennato quando abbiamo parlato di quella formula, noi abbiamo due strade a questo punto. O aggiungiamo i termini di doppio prodotto o facciamo qualche elaborazione in maniera tale da trasformare queste due grandezze che sono tra loro correlate in due grandezze scorrelate. Allora, che cosa faccio? Rx, che cosa posso scrivere? Posso scrivere che il valore V con X misurato lo posso scrivere come un valore V con X primo più delta, ovvero correggo il valore misurato andandoci a sommare l'errore. La correzione è sempre l'opposto dell'errore. Al posto di V con C metto V primo C più delta. Qual è l'importanza di aver usato un solo voltmetro? Se usavo due voltmetri, qua dovevo mettere delta e qua dovevo mettere delta 1, delta X e delta C. Cioè nessuno mi assicurava che questa correzione era la stessa. In questo caso posso scrivere la stessa per RC. A questo punto delta V'X, V'C ed RC sono grandezze scorrelate, perché la V corretta, la V con C corretta, VX corretta, VC corretta e delta sono grandezze tra loro indipendenti. Quindi posso applicare la formula di propagazione dell'incertezza nelle misure indirette per grandezze scorrelate. Che cosa succede? U quadro U di RX uguale radice. Allora, derivata rispetto a RC. Mi viene questo termine al quadrato, V'X più delta, V'C più delta, a
al quadrato per un quadro di RC. Derivo rispetto a V con X più mi resta 1 su V primo C più delta al quadrato per un quadro di V primo X. Ragazzi, qualunque cosa interrompetemi se c'è qualcosa di non chiaro. Questa è un'esercitazione che in laboratorio è anche abbastanza rapida perché, come vedremo tra un attimo, le cose le devo fare rapidamente, altrimenti la barretta si riscalda. Ma è un argomento in cui ci sono alcuni aspetti concettuali che è bene avere chiari, altrimenti poi, in caso, se questi argomenti non sono chiari, poi all'esame magari uno si trova a parlarne e si capisce che non sono chiari. Facciamo la derivata, rispetto a V con C. Allora abbiamo V'X più delta fratto V'C più delta al quadrato, il tutto al quadrato. Non tengo presente dei termini meno perché quando li elevo al quadrato scompaiono, per un quadro di V'C più. Allora, qui dovrei avere un termine, e la derivata rispetto a delta, per un quadro di delta. Ora, delta è una correzione, l'incertezza su questa correzione la posso ritenere di un ordine di grandezza superiore alle altre, quindi questo termine lo posso ritenere trascurabile. Allora, andiamo a passare alle incertezze relative, ovvero dividiamo tutto per r con x. Cosa succede? Abbiamo U punto di Rx, radice quadrata. Quando divido per Rx, lo porto dentro, divido per R quadro X, semplifico questo termine, mi resta Rc quadro. Quindi ho U punto quadro di Rc più Rx, dire che divido per Rx vuol dire che divido per V'X più delta, V'C più delta per Rc. Ok? Ovviamente al quadrato al momento in cui lo metto all'interno della relazione. Quindi in questo caso, se divido per questo termine al quadrato, scusatemi, qua mi sono perso l'R con C quadro. Mi trovate? Eppure qua R con C quadro. Allora, RC quadro e V'C più delta si semplificano, resta una divisione per V'X più delta, che non posso semplificare perché questo è un quadro V con X, V'X, e questo è un V'X più delta al quadrato più analogamente un quadro V'C più delta al quadrato, ovvero siccome V'C più delta e V'X più delta non sono nient'altro che V con X quadro e V con C quadro, viene una formula che mi sembra abbastanza simile a questa. Questa qua scriviamola esplicitando, dire U punto V con X vuol dire U quadro V con X diviso V con X quadro più U quadro V con C diviso V con C quadro più, vabbè, U punto quadro RC. Lasciamo così. Che differenza c'è tra queste due formule? Mi sembrano identiche, U punto quadro RC, U punto quadro RC. Qua divido per VX quadro, divido per VC quadro.
La differenza è che qui c'è l'incertezza della beacon X non corretta e qui c'è l'incertezza della beacon X corretta. Che vuol dire? Ovviamente ho cancellato il grafico che mi serviva. Vuol dire che se questo è l'errore al variare della tensione, l'incertezza della tensione non corretta è l'intera fascia che mi viene fornita al costruttore. L'incertezza della grandezza corretta è solo legata alla variabilità della misura. Quindi vedete, passate dall'incertezza complessiva che tiene conto degli effetti sistematici e degli effetti aleatori all'incertezza legata solo all'incapacità del mio strumento di fare tante misure tutte uguali. Quindi solo alla incertezza aleatoria. Tutta questa qua era l'accuracy che mi veniva fornita dal costruttore, quindi la trovavo sulle specifiche. Quella che viceversa devo inserire qui dentro, cioè la U quadro di V' X e U quadro di V' C, che sono ovviamente identiche. Il costruttore non me la fornisce, me la devo andare a calcolare. Come me la calcolo? Faccio una serie di misure ripetute a parità di corrente e vedo come variano le misure tra di loro. Quindi io farò 30 misure ripetute. Da queste 30 misure calcolo un valore medio, calcolo una sigma. E l'ampiezza di questa fascia sarà più o meno 3 sigma. Quindi prenderò la sigma di queste misure, la moltiplico per 3 e conosco l'ampiezza di quella incertezza. Tenete presente che questo 3 sigma è quello anche che mi consente di capire quant'è la fascia di compatibilità che devo considerare, nel senso che la fascia di compatibilità sarà 6 sigma, che 3 sigma di una misura V con X, 3 sigma della seconda misura V con X e così via. Quindi l'importanza di avere un solo voltmetro è che l'utilizzo di un solo voltmetro mi consente di ottenere una misura caratterizzata da un'incertezza molto migliore di quella che otterrei utilizzando due voltmetri. A quel punto ho un voltmetro e un amperometro, perché se usassi due voltmetri, tanto valeva che usavo un voltmetro e un amperometro. Quindi il trucco di usare un solo voltmetro mi consente di ottenere un'incertezza molto migliore. Mi resta ancora da chiarire con voi a che serve st'animale che sta qua, a che serve l'invertitore. Allora, per capire a che cosa serve l'invertitore, devo introdurvi un fenomeno parassita di cui ancora non abbiamo parlato, che è il fenomeno parassita che va sotto il nome delle forze elettromotrici di contatto. Nel senso, quando io metto a contatto due materiali, qui abbiamo il materiale, il rame di questa resistenza e il cavo conduttore, piuttosto che la bananina di altro materiale. Tutte le volte che metto due oggetti a contatto, nascono sia delle resistenze di contatto, di cui abbiamo già parlato, legate a questa connessione, ma esiste, di fatto si creano delle piccole pile. È come se fosse, le forze elettromotrici di contatto sono legate all'effetto volta, al fatto che se metto due materiali vicini, questi due materiali sono caratterizzati da diversa elettronegatività, che è quella proprietà di attirare o meno gli elettroni rispetto al nucleo. Questa cosa qua fa sì che nasce una piccola forza elettromotrice. Quindi vuol dire che nasce una forza elettromotrice qua, nasce una forza elettromotrice qua e nascono delle forze elettromotrici soprattutto in questo tratto. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando io misuro la mia tensione V con X, questa è pari a R con X per I più
la sommatoria di una serie di forze elettromotrici di contatto, e con 1, con 2, con 3, con 4. Da cosa dipendono queste forze elettromotrici di contatto? Ci dice Volta che dipendono dai materiali e dipendono anche dalle temperature delle giunzioni. Allora, che succede se io ho un circuito chiuso con materiali diversi? Qua un contatto, qua un altro contatto, un materiale A e un materiale B. Se tutto fosse alla stessa temperatura, la forza elettromotrice AB e la forza elettromotrice BA sarebbero uguali, opposte. E quindi, d'altra parte, capite bene che se io avessi delle forze elettromotrici diverse, io basterebbe che metto due materiali diversi e inizio a girare corrente. Avrei inventato il moto perpetuo, il generatore di energia ideale, no? Invece, gira corrente solo se c'è differenza di temperatura. Vuol dire che queste, la somma di queste forze elettromotrici è diversa da zero solo se per caso questa teta 1 è diversa da questa teta 2. Dite voi, ma siamo là in laboratorio, a pochi centimetri di distanza, mezzo metro, ma possibile mai che le temperature di queste due giunzioni sono diverse? Anche se di poco, sono diverse, ma perché? Qui avete una resistenza di contatto, qui avete un'altra resistenza di contatto. Queste resistenze di contatto sono uguali? Dipende da come ho stretto il cavo, da come se qui ho più ossidato, qui ho meno ossidato. Quindi queste resistenze sono diverse. Attraversate la corrente, io cerco di far passare la corrente più alta possibile, passeranno decine di ampere. L'R quadro di questo contatto può non essere piccolo e può essere diverso dall'R quadro di questo contatto. Quindi questa temperatura è differente da questa. Queste forze elettromotrici sono differenti. Come la metto nome? Come risolvo questo problema? Perché queste forze elettromotrici, badate bene, potreste chiedermi, ma quando faccio il ponte di Wheaton non ho forze elettromotrici di contatto? Ovviamente sì, perché anche nel ponte di Wheaton ho resistenze e cavi. Perché ne parlo adesso e non ne parlavo prima? Vedete, io qui ho scritto millivolmetro. Che vuol dire? Millivolmetro è un volmetro, non è che è diverso. Abbiamo visto che i multimetri possono fare misure di piccole tensioni o anche grandi tensioni. Vi ho segnato millivolmetro perché abbiamo detto queste sono resistenze dell'ordine del milliohm. E se ci faccio passare anche 10 ampere, avrò cadute di tensione di decine di millivolt. Le forze elettromotrici di contatto sono dell'ordine dei millivolt, le differenze fra le forze elettromotrici di contatto saranno microvolt. Allora, i microvolt in un ponte di Wheaton dove ho caduto in tensione dei volt non mi danno fastidio. In un circuito dove ho la presunzione di fare una misura a 10 a meno 4, a 10 a meno 5, diventano significative. Quindi è il discorso che vi ho fatto più volte. I fenomeni parassiti sono più o meno sempre presenti. Chi fa una misura deve di volta in volta capire se diciamo quel fenomeno nella particolare circostanza, nella particolare precisione che io voglio ottenere, ha rilevanza oppure no. Ecco che interviene l'invertitore, nel senso che io farò una misura della caduta di tensione su V con X con la corrente che gira in una direzione e una misura con la corrente che gira in un'altra. Chiamiamo questa V con X diretta e poi facciamo una V con X inversa, non è che c'è un diretto inverso, in un lato o nell'altro. Cosa succede se io inverto la circolazione di corrente? Che questo diventa meno RXI, se con I con il modulo. Le forze elettromotrici di contatto non cambiano verso, dipendono da fenomeni termici
dipendono dai materiali, quindi non sono influenzate dalla direzione della corrente. Se io faccio a questo punto la differenza fra queste due misure, V con X diretta meno V con X inversa, questa è pari a 2 R con X I, perché le due somme di forze elettromotrici in contatto si elidono. Quindi vuol dire che R con X sarà pari a V con X diretta meno V con X inversa diviso 2 per I. Vi può forse stonare in prima battuta che alla fine ho fatto due misure e mi viene che il risultato è la differenza fra le due misure. In realtà, quando voi andrete a misurare col multimetro la caduta di tensione, in una misura otterrete, non so, 15,6 millivolt, nell'altra misura otterrete meno 15,9 millivolt, che vuol dire che le due tensioni sono di segno diverso. Quindi la differenza si tradurrà nient'altro, la differenza diviso 2, che nel fare la somma diviso 2, ovvero la media delle due misure. Ok? Quindi la media di due misure mi consente di liberarmi dall'influenza delle forze elettromotrici di contatto. Attenzione, mi sentirete su questo essere un pochino pignolo nei termini. Questa tecnica, l'utilizzo di un invertitore, non elimina le forze elettromotrici di contatto, quelle stanno sempre là. L'uso dell'invertitore consente di far sì che la mia misura non sia influenzata dalle forze elettromotrici di contatto. Le forze elettromotrici di contatto stanno lì, la mia misura non è influenzata. Ricapitoliamo. La vostra esercitazione si basa su realizzazione del circuito, è un circuito scemo perché devo mettere in serie due resistenze, l'invertitore e l'alimentazione. Come prima cosa faccio le 30 misure ripetute. Perché? Perché devo capire qual è la mia incertezza da associare poi alla mia misura. Quindi farò 5 misure. Ho abbandonato il casino da qualche parte, eccolo qui. 5 misure. Perché farò V con X diretta, poi sposto i puntali e misuro V con C diretta, poi inverto il verso di corrente e misuro V con C inversa, sposto i puntali V con X inversa, inverto il valore della corrente. Faccio la V'X diretta. Quindi sposto i puntali, inverto la corrente, sposto i puntali e inverto la corrente. Ok? Confronto la prima con la quinta misura. La differenza deve essere minore o uguale di 6 sigma. Allora, tipicamente si fa la misura a 5 ampere e si vede che tra prima e quinta misura siamo all'interno dei 6 sigma. Allora salgo con la corrente. Perché salgo con la corrente? Perché più alta è la corrente, maggiore la caduta di tensione, minore è l'effetto dell'incertezza. Perché alla fine il termine U resta lo stesso. Se aumenta il valore di V misurata, l'incertezza relativa diminuisce. Quindi dovrò fare la misura in maniera più rapida possibile per far sì che non ci sia l'effetto di riscaldamento di cui vi ho parlato. Quindi un'esercitazione in laboratorio quando si era tutto il gruppo ci si metteva e si cercava di farla in maniera più efficiente possibile. Come vi dicevo, è un argomento concettualmente abbastanza ricco di cose. Abbiamo intanto
l'uso di quattro morsetti per le resistenze di piccolo valore, l'uso di un unico millivolmetro per consentire di ridurre l'incertezza di misura, l'uso di un invertitore per eliminare gli effetti delle forze elettromotrici di contatto. Ci resta da affrontare, per chiudere il discorso legato alle resistenze, i metodi per resistenze di ordine elevato, ma adesso c'è poco tempo e allora proprio vi rubo solo 5 minuti per farvi capire in maniera abbastanza qualitativa, ma spero sufficiente, come mai non si usano i ponti di Winston per le resistenze di piccolo valore. E infatti si realizza nel prospetto che vi ho segnalato, si realizza il doppio ponte di Thompson, che non facciamo, ma insomma. Allora, il ponte di Winston, vi ricordate, è fatto così. E se io ho una resistenza incognita di piccolo valore, la devo fare a quattro morsetti. Poi, siccome so che Rx uguale Ra su Rb per Rc, beh, non posso fare altro che avere perlomeno un'altra resistenza di piccolo valore, perché se queste sono, cioè con tre resistenze di medio valore, non riesco a ottenere una resistenza di piccolo valore. Vuol dire che anche Rc, diciamo, la devo fare piccolo valore. Oh, intanto mi attacco qui sui circuiti volmetrici in maniera tale che elimino queste resistenze di contatto. RA, RB, RX, RC. Qua metto un rivelatore. Ma il rivelatore dove lo attacco? Perché se lo attacco qui, chiamiamo con R piccolo la resistenza di questo pezzo, cioè due resistenze di contatto e la resistenza di questo filo. Se io mi collego qui, in realtà l'equilibrio è Rx, Ra fratto Rb per Rc più R piccolo, che io però non conosco. È una resistenza parassita. Io calcolo la resistenza così, avrei dovuto calcolarla così. Che vuol dire? Vuol dire che io sottostimo Rx. E dite voi, vabbè, ma allora io mi collego qui. Se mi collego qui, in realtà l'equazione dovrebbe essere Rx più R piccolo uguale Ra fratto RB per RC, e quindi calcolando così e dicendo che questo vale RX, sovrastimo RX. Allora, il ponte di Winston, così com'è, non può essere utilizzato per resistenze di piccolo valore. Su questa idea, di fatto, si realizza un doppio ponte, cioè si aggiungono delle resistenze a questo circuito e si realizza, diciamo, una struttura che è ancora a ponte ma diversa. Va bene, io con questo oggi avrei finito. Mercoledì e giovedì avete ancora esercitazioni, quindi oramai vabbè, avete capito come funziona, quindi non ci vediamo in aula. Va bene? Buona giornata. Domande? Dubbi? Ok, allora interrompiamo la registrazione.